Punto alla rovescia per la 23esima edizione del campionato nazionale di corsa campestre del Centro Sportivo Italiano, classica manifestazione primaverile di atletica leggera che gode del patrocinio della Regione e del Comune di Fano in collaborazione con la Proloco cittadina. Il CSI dunque torna nelle Marche per una finale di cross dopo l'edizione bagnata del 2005 nella piana di Montorso a Loreto. Come Comitato Regionale delle Marche siamo davvero contenti e soddisfatti di aver potuto organizzare questo evento nella nostra Regione e soprattutto nella città di Fano, che poi è la mia città. Quindi questo mi inorgoglisce due volte, anche per un sano campanilismo. E ricordo con piacere che da piccolino ci portavano a fare i giochi della gioventù proprio in quella zona, quindi quando abbiamo avuto la proposta dalla Presidenza nazionale ho subito pensato a quel luogo e sono contento che sia stato approvato e che possa essere messa in piedi questa collaborazione rinnovata con l'amministrazione comunale di Fano e anche gli albergatori. Penso e spero che sarà proprio un weekend di soddisfazione dal punto di vista sportivo e non solo. Sabato è in programma la gara individuale nell'area verde del Parco Urbano Polverari. Al via 692 finalisti e 563 finaliste di 104 società sportive e rappresentanza di 26 comitati portacolori di 9 regioni. Molti i campioni regionali che si sono laureati quest'anno nelle prove territoriali di qualificazione e che proveranno a conquistare anche l'ambita maglia scudettata e il titolo nazionale di specialità. Rilevante la straordinaria partecipazione giovanile, il 60% dei pettorali sarà assegnato agli oltre 700 atleti under 14, ben 203 agli esordienti di 10 e 11 anni e 230 ai cadetti, cioè i nati nel 2007-2008. Dopo aver assegnato le medaglie ai campioni arancio-blu, alle ore 18 nella parrocchia San Paolo Apostolo è prevista la Santa Messa delle Palme, concelebrata dall'assistente nazionale del CSI, Don Alessio Albertini, e animata da ragazzi dell'oratorio e del Centro Sportivo Italiano. Una gara individuale per 1.255 persone da 10 a 79 anni e con un'inclusione sicuramente anche sociale della disabilità. Questo è un fortissimo messaggio che si dà alla città, che lo sport vuole comunque continuare a garantire. Grazie alla società CSI, che in questo caso è virtuosa, ha deciso di organizzare un evento di un fortissimo richiamo e anche adesione, perché sarà tanta la partecipazione. Oltre a questa giornata si aggiungerà anche la domenica invece un momento di staffetta regionale che si svolgerà sul lungomare, quindi lasciatemi dire che la città sarà pervasa da tutto quello che è il motore dello sport. E quello tra turismo e sport, poi aggiunto l'assessore Lucarelli, è un binomio vincente. Infatti, insieme a tante associazioni del territorio, abbiamo attivato una serie di progetti e questo mese sarà ricco di iniziative. Una gara nazionale, ecco, che ci aiuta anche a destagionalizzare, aiuta la città a ripartire, aiuta i nostri operatori economici a ripartire, perché avremo a Fano circa 900 presenze, insomma 1.200 atleti che hanno prenotato e che arrivano da tutta Italia, anche se soprattutto dal nord. Quindi un progetto che funziona e che alimenteremo sempre di più, perché sappiamo che la nostra città ha bisogno di lavorare tutto l'anno e non soltanto nei mesi estivi.